Ciao ragazzi, un saluto dall'interista tedesco della Baviera e benvenuti sul canale. Oggi vi presento il primo episodio dove parleremo dei più grandi traditori della storia dell'Inter. Come potete leggere dal titolo, oggi parliamo di Lucio. Lo dico onestamente, per me non è facile di registrare questo video perché Lucio è stato uno dei miei giocatori preferiti in assoluto. Già prima che andasse all'Inter, già quando giocava con il Bayern Monaco, ma anche già quando giocava con il Bayer Leverkusen, Lucio era un giocatore che mi è piaciuto un sacco come giocatore ma anche come persona, fino a quel momento che ci ha tradito. Ma cominciamo piano piano. Come mai mi piaceva già nel Bayer Leverkusen e già nel Bayern Monaco? Per me Lucio era quel giocatore che rappresentava forse come nessun altro la voglia, la determinazione, la grinta di vincere. Una potenza fisica enorme, molto abile di testa, fortissimo nelle chiusure, ma soprattutto, ripeto, a me mi ha sempre impressionato la sua voglia, la veramente questa voglia incredibile di lottare fino alla morte e di voler sempre vincere. Io mi ricordo quando lui giocava nel Leverkusen e anche nel Bayern Monaco, se una delle sue squadre stavano in svantaggio, stavano indietro, erano gli ultimi 20-30 minuti, Lucio si trasformava di un difensore centrale in un attaccante centrale. Lucio lo vedevi solo nell'area dell'avversario e lui spesso cominciava a fare dei dribbling da dietro fino in avanti anche di 30, 40, 50 metri, una cosa quasi assurda per un difensore centrale. Spesso ha preso anche dei rischi e tu gli dicevi: ma questo come fa? Perché tecnicamente Lucio era limitato, era un difensore centrale, ma faceva dei dribbling solo con la sua voglia, solo con la sua grinta, che andavano veramente per 20, 30, 40 metri. È stato qualcosa di assurdo. E io un giorno sono andato al campo del Bayern Monaco, lo sapete che io sono di Baviera, ho tanti amici che, purtroppo tutti amici che tifano il Bayern Monaco. Un giorno loro mi hanno portato a guardare gli allenamenti del Bayern Monaco e ho incontrato Lucio. Lo sapete tutti ragazzi, ho sempre solo tifato l'Inter, però uno c'ha sempre dei giocatori, no, che ti piacciono. Anche adesso voi sicuramente avete dei giocatori che vi piacciono, al Real Madrid, al Barcellona, al Manchester United, non so dove. E io al Bayern Monaco avevo due giocatori che mi piacevano, erano Lucio e Oliver Kahn. E dopo la partita il mio grande sogno era di parlare un momento con Lucio. Lucio l'ha fatto, mi ha dato un autografo, non so, forse trovo ancora la maglietta, purtroppo non ho fatto le foto perché era un periodo cellulare, ancora non esistevano, chi aveva il smartphone? Nessuno. Però tu come ragazzino eri contentissimo se lui ti dava una firma lì, brutta, poi alla fine, perché sì, non puoi leggere un cazzo, loro lo fanno centinaia di volte. Io mi ricordo che io in quel momento dove ho incontrato Lucio dopo l'allenamento del Bayern Monaco ho detto: Lucio, mio sogno è un giorno di vederti con i colori nerazzurri. E così poi è successo, un paio di anni dopo è arrivato. Oggi non capisco come mai il Bayern Monaco l'ha lasciato andare all'Inter, e io penso che nell'Inter lui è ancora migliorato, perché era già un difensore veramente fortissimo, fatto 106 credo presenze per la nazionale brasiliana, veramente un grandissimo giocatore. Ma con l'Inter, con Mourinho, questa finezza per la tattica, qualcosina in più che ancora gli mancava, gli è arrivato. Con l'Inter lui ha segnato meno gol, è stato più disciplinato, è stato più indietro, ha avuto più, se ci voleva, un uomo con le palle per portarlo ancora a un altro livello. Io penso che con l'Inter Lucio, nonostante la sua età, ha fatto ancora un passo avanti, ancora un passo avanti. Perciò io ero orgoglioso, e lo so, con tutti i eroi che avevamo nelle triplette, Lucio era uno dei miei giocatori preferiti. Poi Cristiano, credente, una persona brava, umile, ma sul campo veramente una bestia. Era quel tipo di giocatore che tu ti vuoi portare in discoteca quando c'è un problema con qualcun altro. No alla violenza, ma lo sapete che ci sono tanti idioti che ti attaccano, che fanno problemi. Io ho sempre detto: io mi porto Lucio e Samuel De Vol. Samuel De Vol gli dà una testata, Lucio ti difende fino alla morte. Questi sono i due giocatori che io mi porto nella guerra, nella guerra. E perciò abbiamo anche vinto la Champions League, perché avevamo veramente dei giocatori con delle palle così, con delle palle così. Anche quando abbiamo giocato contro il Barcellona, forse il Barcellona ovviamente avevano qualcosa in più a livello individuale, ma noi avevamo veramente dei guerrieri, dei guerrieri. Giulio Cesar, che ha giocato con la faccia gonfia, Samuel De Vol,
Lucio, Cambiasso, avevamo veramente una squadra piena di guerrieri, ragazzi, e Lucio era sempre uno dei miei giocatori preferiti, e perciò mi ha fatto male, ragazzi, mi ha fatto veramente malissimo al cuore. Forse quando Lucio ha lasciato l'Inter in quella maniera sporca e vergognosa, io forse era quello il momento dove io veramente ho cominciato di tifare solo i colori nerazzurri e non più i singoli giocatori. Oggi è così, ragazzi, io mi prendo sempre le maglie dell'Inter e non scrivo più i giocatori dietro la maglia. Forse scrivo interista tedesco, qualcosa del genere, Della Bella, mio nome di famiglia, ma non metto più i nomi di giocatori, perché Lucio per me è stata una cosa scioccante, dove io ho capito ogni giocatore, non importa quanto lo vuoi bene, non importa quello che ha fatto con la tua squadra, può diventare un traditore. Purtroppo è così, ragazzi. Ragazzi, non ha bastato che poi lui se n'è andato alla Juventus, mamma mia, poi le cose ha detto. Nell'intervista gli hanno chiesto: la Juventus ha vinto 30 o 28 scudetti? Lui ha detto 30. Ha detto che era contento di finalmente poter giocare in una vera squadra come quella della Juventus. Si è comportato in un modo veramente bruttissimo, ragazzi, bruttissimo, e il karma poi gli ha portato quello che lui si meritava. Credo con la Juventus ha fatto una partita e basta. E alla fine io mi dico sempre: questi traditori cosa hanno vinto alla fine? Cosa hanno vinto? Ci hanno lasciato? Potevano diventare, potevano restare una leggenda nerazzurra. Se n'è andato alla Juventus, cosa ha vinto, cosa ha guadagnato alla fine? Niente, ragazzi, veramente niente. Lucio ha sbagliato, e oggi se lo chiediamo Lucio lo dice anche che ha sbagliato, che è stata una cosa bruttissima, però io penso che non glielo possiamo perdonare. È stata una cosa troppo brutta queste dichiarazioni, questo modo come si è comportato dopo che è andato nella Juventus. È stato veramente una cosa assurda.